oggi? Ma no, lo sai com'è fatto Davide? Ieri pomeriggio si è divertito a scaricare da internet la piramide di Cheope. Questa settimana noi abbiamo a che fare con la piramide delle classi di età del nostro comune. Ma non ti ricordi? Ecco la nostra piramide. Scusa, ma la fontana di questi numeri? Vuole dire la fonte? Ma dai, qui bisogna citare la fonte da cui si prendono i dati statistici. Nel caso di questa piramide, la fonte è? Aspetta un istante. Undicesimo censimento della popolazione. Questa è la piramide delle fasce d'età di Marino del 2019. E noi di prima B dove siamo? Siamo qui, ma questa non è una piramide, è una trottola. Trottola, 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 strada facendo trottola. Ma che state cantando? La canta Messia, è una canzone di anni suoi, lei ha 70 anni. Pure lei abita a Marino? Sì. Allora sta qui. E la fonte? Aspetta un istante. Demo.ista.it. Che cos'è questa piramide? È la piramide delle fasce d'età dell'India del 2018. E perché si è fallimpiato tu? Lo so io perché. Perché la piramide dell'India del 2019 è molto simile a quella di Marino del 1971. Oh, ora iniziamo a capire. Vorrei sapere la fonte. La fonte è la CIA. Sia Lucia. Ma no, è il Federale Americano che ha le statistiche di tutto il mondo. Il censimento è una cosa seria. Permette statistiche e previsioni per saperne di più. Prima si faceva ogni 10 anni, ora invece è permanente. Anche Mezza Lucia da perché si fa la permanente? Permanente perché ora si fa ogni anno. Quelle famiglie, campione, estratta sola. E poi si rielaborano i dati per avere la situazione tutta. Anche la tua famiglia quest'anno potrebbe essere estratta a sorte. Occorre rispondere, è utile per tutti noi. Certo, per sapere quante scuole e quanti ospedali serviranno, per esempio. Attaccati!